Martedì 17 ottobre 2017 torna Zona Gol col suo terzo appuntamento stagionale, una stagione, quella 2017-2018, in cui parleremo di dilettanti e non solo. Partiamo dalla Serie C anche stasera per arrivare fino alla seconda categoria e per raccontare ovviamente il mondo del calcio. Non ci fermiamo al mondo dei dilettanti, ma andiamo anche a spulciare nella scuola calcio e nei settori giovanili. Ci interessa tutto il panorama calcistico della nostra regione, ci interessa ovviamente approfondirlo anche nella puntata di quest'oggi. Fabio Ferri in vostra compagnia, in compagnia di Camilla Bencini. Ciao Camilla. Ciao Fabio, buonasera a tutti. Camilla, che questo fine settimana era interessatissima al derby di Firenze, il derby di eccellenza. Certo, Fortis si è steso, un derby tra l'altro molto bello, pareggiato dalla Fortis all'ultimo, all'80esimo, un derby molto interessante e molto combattuto, soprattutto molto, molto sentito, dalle tifoserie. Infatti Fabio, non sono mancati striscioni un po' pungenti, soprattutto da parte della tifoseria bianco-verde. Si è parlato anche un po' di storia attraverso questi striscioni, soprattutto si è parlato di idranti, vero Dario Baldi? Ciao Dario, il nostro esperto di numeri. Sì, si è parlato di quella storia della Sestese e della Fortis che comunque le ha legate in un passato non tanto lontano ma neanche ormai più vicino. Comunque un weekend ricco di gol, ricco di sorprese che piano piano andremo a scoprire insieme. Allora, le andiamo a scoprire insieme, prima però facciamo un rapido saluto ai ragazzi della Fortis Juventus accompagnati da Luciano Zanini, responsabile della scuola calcio. Ciao Luciano. Ciao, buonasera a tutti. In compagnia, vediamo se me li ricordo, di Leonardo, Valentino, Leonardo, Elia e Falù. L'ho detti tutti bene? Perfetto, sei stato bravissimo. Meno male. E dopo andiamo a parlare anche con voi di un lavoro importante che sta facendo la Fortis nella scuola calcio. Dopo aver salutato queste belle e giovani speranze, andiamo a salutare anche il presidente Tommaso Zepponi del Grassina. Bentornato presidente. Grazie Fabio, buonasera. Sono buonasera sicuro che apprezzi lo studio tutto verde e rosso. Bellissimo. Dei colori che ti piacciono. E un saluto particolare anche a Gabriele Fridenelli, un'altra persona che torna a trovarci, giornalista e giornalista di un progetto nuovo che sta prendendo campo soprattutto nella zona che interessa anche il presidente Zepponi. Ce ne parli poi Gabriele? Sì, ovviamente. volentieri, intanto buonasera a tutti. E allora, questi sono gli ingredienti che abbiamo messo nel calderone per questa puntata di oggi. Prima di entrare nel vivo andiamo a vedere la nostra copertina del Grassina realizzata al nostro Dario. Ancora una sconfitta per lo Scandicci. A Viareggio finisce 2-1. La Sangiovannese vince in casa ed insegue la testa della classifica. A Ponte Annicchiari il Grassina va a valanga sul Monte Murlo con un 6-1 di valore. La Sinalunghese vince e resiste in testa alla classifica. In prima categoria, in Prunete e Le Boschi, cugini per scelta, vincono e seguono il Novoli capolista. E questa non era la copertina del Grassina, ovviamente la nostra Camilla prende mea un po' in contropiede la regia, ora ti bacchetto ovviamente, sì, perché insomma devi stare più attenta. Comunque in realtà erano i temi del nostro sommario registrato da te, ti sei voluta autolanciare. Assist e conclusione in gol. Brava Camilla, complimenti. Fra l'altro non è semplice realizzare l'assist e il gol nella stessa azione. Questo insomma è il nostro sommario con i temi che tratteremo in questa puntata di Zona Gol. Però prima stavamo parlando di eccellenza, abbiamo parlato di Fortis, abbiamo parlato di Sestese. Abbiamo qua il presidente del Grassina e tu giustamente cosa volevi lanciare? La copertina del Grassina. Allora recuperiamola, dai. Il Grassina Calcio nasce nel 1946 con la costruzione del glorioso campo vicino alla Casa del Popolo. Dopo qualche anno l'US Grassina emerge a livello regionale. Sotto la presidenza zombie a suon di gol, il bomber Andrea Pesci portò la compagine fiorentina in promozione. Alla fine degli anni 80, sotto la presidenza Petrioli, il Grassina vola in eccellenza. Nel 95-96, dopo aver sfiorato più volte la promozione, va in Serie D ed inaugura la sua attuale sede, quella di Ponte Annicchiari. Dopo una retrocessione per classifica avulsa nel 1998, il Grassina si fonderà con i cugini dell'Antella. Un'effusione dettata da necessità contingenti, ma mai compresa dalla tifoseria. Nel 2004 le due società si separeranno e con l'inizio della stagione 2010-2011 a Grassina torna ad esserci una sola ed unica società sportiva.
Nasce infatti lo AS di Grassina, con una scelta senza precedenti. La società infatti rinuncia al campionato d'eccellenza per la promozione. Attualmente il presidente della società è Tommaso Zeppone e la squadra milita nel campionato d'eccellenza Girone B. E questo era Tommaso Zeppone, quello inquadrato insomma nelle nostre riprese d'archivio, no? In una vecchia puntata di Zona Gol, che ha fatto sussultare la nostra Camilla, che ha detto: ma come è ben vestito questo presidente? È vero, grande stile. Grazie, devo... Grazie. Avrebbe apprezzato Lorella, la nostra ospite vero, della scorsa ospite settimana. Scorsa. Perciò... Attenta allo stile. Volta attenta allo stile. Invitate con Lorella. No, se non altro, davvero è importante ricordare la puntata della settimana scorsa, perché insomma abbiamo parlato di scuola calcio Donati, quindi di un'iniziativa davvero molto particolare. Al di là però del ben vestito e della bellissima cover rosso-verde che avrai notato. Vogliamo subito entrare nel vivo chiedendoti, il Grassina sta andando molto bene, no? Alla fine in sei partite è solo una sconfitta. Ti stanno piacendo i tuoi ragazzi? Pensi stiano facendo un buon lavoro? Sì, dai, siamo in linea un po' con i programmi societari e l'obiettivo è chiaro, i ragazzi sanno insomma che ci piacerebbe riprovare a riconquistare i playoff. E abbiamo una squadra giovane e anche abbastanza nuova e quindi c'è bisogno di un po' di tempo. Però ecco, dopo due mesi, sono passati due mesi, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. State lavorando bene, infatti la classifica lo conferma. Sì, poi di gara in gara vediamo miglioramenti, quindi questo ci fa molto piacere. Miglioramenti per il Grassina, che insomma, continua a crescere come società, ormai ci conosciamo da un po' di tempo, Tommaso, abbiamo analizzato nel corso delle stagioni il vostro andamento, miglioramenti anche per i numeri di Sport Chianti, che è il nuovo progetto lanciato appunto per seguire tutto il panorama sportivo di quell'area, giusto esatto, Gabriele? Esatto, Fabio, un progetto che è partito da poco più di un mese, anche se ci stiamo lavorando da prima dell'estate, legato al gruppo che già era presente con la cronaca, con il Gazzettino del Chianti, e noi andiamo a raccontare il calcio e tutti gli altri sport, quindi la pallavolo, il basket, la palla a mano con la Serie A di Tavarnelle, e quindi tutti i tantissimi anche sport individuali di qualunque tipo nella zona del Chianti fiorentino. Quindi partiamo proprio da Ponte Annicchiri, dalla casa del Grassina, su fino a Greve, in Pruneta, San Casciano e fino a Barberino e a Tavarnelle. E quindi veramente c'è tantissimo fermento anche sportivo, ecco, ci piace raccontare non solo l'aspetto prettamente sportivo, le reti segnate, eccetera, ma proprio anche le storie che stanno dietro poi a tutti gli sport, ecco, quindi personaggi e quant'altro, insomma. E quindi uno dei prossimi appuntamenti sarà anche con Tommaso, che ci ricorderà quando giocava a suo tempo, insomma, quando io giovane cronista andavo a dargli le pagelle, magari andiamo a ripescare anche qualche pagella data al presidente Zeppone. Ma eri severo all'epoca? Sono sempre stato mediamente severo, insomma. Però non sei di manica larga? Non sono di manica larga, ma non ho mai bacchettato troppo nessuno. E insomma, so che poi Tommaso mi ha sempre detto che ha un album con tutti i ritagli. E sì, quindi confermo. Un giorno o l'altro lo faremo tirare fuori e vedremo cosa ci sarà dentro. Come si dice, severo ma giusto, insomma. Sì, diciamo così. Gabriele, parlando del Grassina, diciamo, è una realtà che non è un'autentica sorpresa, perché insomma sappiamo delle ambizioni del presidente Zeppone. Ti chiedo però se c'è una squadra nel territorio chiantigiano che ti ha colpito particolarmente, se c'è una squadra di quelle che seguite più da vicino che secondo te può essere la sorpresa di questo avvio di campionato. Ma ce ne sono diverse in realtà, e appunto io sono appassionato anche di seconda categoria, di prima, eccetera, quindi se andiamo lì abbiamo una San Cascianese, un Chianti Nord che stanno facendo bene, lo stesso Atletico in Pruneta sta facendo bene in prima categoria, così come il Le Boschi, che quest'anno fa a pieno titolo parte del territorio chiantigiano giocando a Tavarnuzzi e poi arrivando chiaramente all'eccellenza, Grassina e anche Antella, che insomma un derby ritrovato e con tanta gente a vedere i due derby che per ora si sono giocati in Coppa,
e poi chiudendo anche con la categoria più alta per quanto riguarda il calcio, la Serie D del San Donato Tavernelle. E fra l'altro poi parleremo di San Donato, anche perché insomma c'è un nome importante a San Donato che ci riporta alla Serie A di qualche anno fa. Andiamo poi con Gabriele ovviamente anche a parlare di questo nuovo arrivo per quanto riguarda il San Donato Tavernelle. Prima però parliamo di professionisti, parliamo di Serie C. Settimana scorsa avevamo provato una schedina davvero difficilissima con la vittoria del Gavorrano sul Pisa, non ci è andata proprio benissimo. No, pareggio 0-0. Però insomma il Gavorrano che si è mosso, ha fatto un punticino, no Dario? La situazione delle Toscane certo la raccontiamo con più piacere parlando del Siena, del Livorno, però era giusto anche raccontargli questo punticino del Gavorrano. Punticino del Gavorrano contro il Pisa, e comunque fermare il Pisa non è una cosa da poco. Pisa che è a 16 punti in classifica. La classifica vede in testa la Robur Siena a 21 punti, che vince con un gol al 92esimo di Emma Usso. Vince anche il Livorno che con un 4-0 a segno Dumbia, Montini, doppietta di vantaggiato. Ed è già una prima fuga a 2, come possiamo vedere. Prime due Toscane 21 e 20, l'Olbia 17. Olbia che travolge purtroppo l'Arezzo. Tra le mura infatti della squadra Amaranto, l'Olbia vince per 1-0. In fondo Gavorrana 1, il Prato perde in casa 2-3 contro il Monza, però c'è da dire che il Prato ha con sé il capocannoniere. Ceccarelli infatti è autore di una doppietta proprio domenica. L'altro capocannoniere è Ragazzu, colui che ha servito l'autore del gol dell'Olbia. Quindi, tra l'altro Ragazzu ce lo ricordiamo in Serie A anche con la maglia del Cagliari. Maglia del Cagliari, Ragazzu, un gol in Serie A, l'unico gol segnato a Firenze contro la Fiorentina. Perché è una storia piuttosto conosciuta questa, del merito sconosciuto che segna la Fiorentina o comunque che si rivitalizza con la Fiorentina. Gabriele Fredenelli, ti chiedo anche un supporto, no, sulla Serie C. È l'anno del Livorno, è l'anno del ritorno del Siena, è l'anno del ritorno di una grande Toscana in Serie B? Lo speriamo perché chiaramente sembrano esserci le premesse, anche se per esempio non dimentichiamo neppure il Pisa che così ben aveva fatto fino a domenica scorsa, insomma fino a questo piccolo passo falso con il Gavorrano. Ma ecco, sono tutte piazze importanti che conoscono anche chiaramente la categoria, eventualmente in caso di salto e di ritorno in B, e quindi speriamo davvero insomma da toscani, anche se chiaramente c'è sempre grande campanile in Toscana, però insomma, fa piacere avere una rappresentante in Serie B. Allora, dobbiamo correre, quindi lasciamo la Serie C dopo anche l'analisi di Gabriele, andiamo a parlare anche di Serie D, magari con la classifica del girone D, poi ci spostiamo anche sul girone E ovviamente per parlare di tutte le Toscane. Girone D di Serie D che vede Villa Biagio in testa nonostante la sconfitta, due reti del capocannoniere Bruno Risandri, che però si arrende in questa partita contro i Rimini, finita 2-3 proprio a Villa Biagio. Cosa succede dietro? Succede che le prime due toscane sono San Giovannese a 17 e Montevarchi a 16, quindi le due valdarnesi vincono e convincono. A segno per la San Giovannese doppietta di Chechi, se lo ricorderanno anche a Scandicci, ma soprattutto l'Aquila Montevarchi segna sempre lui, segna sempre Adnan Essoussi. In fondo invece Correggese, Mezzolare e Castelvetro a 4 punti. Vediamo Fabio una classifica spezzata più o meno dal Forlì che a 12 in giù, e invece cioè, proprio dal Forlì c'è una netta separazione in classifica. Diciamo, già si sta già vedendo qualcosa all'interno di questo campionato. Io guardo il tuo foglio ovviamente, Dario, perché mi è più vicino, mi è più facile anche leggerlo, io da lontano non è che ci veda un granché. Sarà per quello che come portiere ho sempre fatto ho lasciato a desiderare. Detto questo, ci andiamo a spostare subito anche sull'altro girone di Serie D, perché insomma vogliamo parlare di tutte le Toscane, come detto. Girone che non sta sorridendo per niente allo Scandicci, che perde anche questa volta, perde allo Stadio dei Pini contro il Viareggio, 2-1 per la squadra bianconera. Fa invece un punto l'Argentina a Borgo a Mozzano, quindi sono in fondo Scandicci ed Argentina ad un punto. Poi cosa succede? Capolista Ponsacco, 17 punti per loro, e vince con i tre gol a Ligorna di Mariani, Negri e Gianni. Perdere invece la Rignanese nonostante la sconfitta dell'altra volta, invece vittoria per 3-0, parlavamo di San Donato che vince 3-0 con Frosali, Giordani e Motti. Giordani, da dire, che è il capocannoniere attuale del campionato. Un campionato rispetto all'altro girone leggermente più incerto, perché c'è Ponzacca a 17, Sanremese a 16, Seravezza a 15, e poi comunque dalla Massese in giù se la lottano tutte, sono tutte insieme, mentre dalla Massese in su sono comunque nel giro di 6 punti e tutto può cambiare giornata a giornata. Ponzacco e Villa Biagio in testa alla classifica, Camilla. Cogliamo l'occasione allora per guardare il nostro treno gol. Va bene.
Nel girone D di Serie D il Villa Biagio mantiene il primo posto in solitaria, nonostante la sconfitta subita con il Rimini. 18 punti per la formazione umbra che alle sue spalle ha un terzetto di tre squadre a quota 17. Tra queste, l'unica toscana è la Sangiovannese, che dopo aver battuto il Rimini nello scorso turno, questo weekend ha superato 2-1 la Correggese. Gli azzurri hanno battuto la squadra allenata da Gabriele Graziani, figlio di quel Ciccio campione del mondo nel 1982, è presente sugli spalti del Fedini questo weekend. Sangio in vantaggio con il classe 96 Christian Checchi, che sblocca il risultato e si sblocca in campionato. Proprio Checchi, nella ripresa, raddoppia per la Sangio, approfittando di un pallone perfetto, servitogli da Jukic. A metà della ripresa, la Correggese prova a riaprire la gara con il gol di Rizzitelli, ma nei 20 minuti finali gli emiliani non riescono a trovare il pari. 3 punti per la Sangio, 3 punti anche per l'Aquila Montevarchi, che dopo la vittoria sul campo della Vigor Carpaneto, adesso è quinta ad un punto proprio dai cugini della Sangiovannese. Per l'Aquila, ancora decisiva una rete di Essussi, che con un tiro da distanza ravvicinata segna il suo terzo centro in 8 partite e regala a mister Rigucci il quinto successo in 8 gare. Dopo 4 pareggi consecutivi va al tappeto invece la Pianese, battuta 2-0 dal Sasso Marconi. Gara già decisa nel primo tempo con il primo gol stagionale di Gioele Tonelli e dal quinto centro in campionato di Riccardo Benatti. Vittoria importante poi per il Sansepolcro, che passa sul campo della San Maurese grazie ad un gol di Macagno, subentrato al 27esimo per sostituire l'infortunato Parodi. Nel girone E di Serie D la vetta della classifica appartiene al Ponsacco, che al terzo successo consecutivo mantiene un punto di vantaggio sul Sanremo. Il club ligure continua comunque ad inseguire la formazione pisana e nel fine settimana ha centrato il quinto successo consecutivo battendo 2-1 il Real Forte Querceta. A decidere la gara in favore della formazione di Alberto Baldisseri è la doppietta di Lauria, che indirizza la partita con 2 gol segnati da distanza ravvicinata. Per il Real Forte Querceta è Falchini a riaprire la gara ad inizio ripresa, ma per la squadra di Buglio è di fatto il gol della bandiera. Alle spalle del Sanremo, terza con 15 punti, la formazione del Serravezza Pozzi, che nel weekend ha superato 2-1 la Rignanese grazie ad una vittoria in rimonta. Rignanese che infatti si era portata in vantaggio sul finire di primo tempo con Meacci, bravo a incornare un assist di Degli Innocenti, ma è stata raggiunta e superata dai gol di Rodriguez e Benedetti, entrambi giunti a 4 gol stagionali. Torna a vincere il Viareggio, che con il 2-1 sullo Scandicci si piazza in quinta posizione. I Blues, freschi di cambio di panchina, non riescono a girare la stagione e anzi sono sfortunati anche nel match con i bianconeri versiliesi. A sbloccare l'incontro infatti è un autogol di Crocetti, che infila nella sua porta. Poco più tardi è invece Guidi sul rigore a fare 2-0 per il Viareggio. Prima della fine del primo tempo lo Scandicci accorcia le distanze con una rete, anche questa sul rigore realizzata da Crocetti. Ma non basta ai Blues per evitare la sesta sconfitta in 7 incontri di campionato. Nel derby toscano tra San Donato e Valdinevole Montecatini invece il successo è andato ai locali per 3-0 con reti di Frosali, Giordani e Motti. Pareggio 0-0 invece tra Ghivizzano Borgo e Argentina. E in chiusura abbiamo visto anche i colori del San Donato, che ha vinto 3-0, senza però il gol di Nicola Pozzi, che è il personaggio nuovo di questo campionato di Serie D, arrivato dalla Serie A, no? dal calcio che conta, Gabriele. Esatto, si può dire così scherzando che a Tavernelli è scoppiata un po' la pozzimania, ma ecco, chiaramente con le dovute misure, però c'è grande attesa per un nome importante che arriva anche a Tavernelli con un'età che ancora non è da giocatore finito, perché comunque ha poco più di 30 anni e quindi insomma qualche anno ancora, se chiaramente il fisico lo sostiene in questo, perché ha avuto diversi problemi da questo punto di vista, se però riparte può essere di sicuro un valore aggiunto. Poi si aggiunge in un periodo sicuramente positivo per il San Donato, che ha passato il turno di Coppa, ha vinto gli ultimi 2 impegni casalinghi e quindi l'entusiasmo porta entusiasmo e sicuramente, ecco, da questo punto di vista Pozzi può essere la scintilla in più per una stagione che era partita molto male per il San Donato, che stentava a ingranare, ma che ora sembra aver preso una buona direzione. Allora Gabriele, poi torniamo a parlare anche di Serie D, magari dopo la pausa pubblicitaria. Prima avevo i ragazzi che erano molto concentrati, mi hanno detto ma il rigore su Crocetti dello Scandicci insomma non c'era, eh? Chi se la sente di dire qualcosa? Vai Valentino, Leonardo se la sente. Leonardo, c'era il rigore su Crocetti sì o no? La voce della verità dice? No, per me non c'era, poi era più che altro fallo del
dell'attaccante. L'attaccante invece il difensore. Iniziamo anche un po' fuori area, che ne dici? Invece bello il gol di Christian Kekui. Sì. Kekui o Kekui, ma ancora io non l'ho capito, Kekui. Sbaglio spesso. Kekui. Bello quel gol, fra l'altro il ragazzo del 96, te di che classe sei, Leonardo? Io? 2005. Ecco, quindi insomma, sembra già vecchio anche Christian Kekui. Andiamo in pubblicità con le parole del nostro Leonardo, torniamo tra pochissimo. Tornati in studio per la seconda parte di Zona Gol, come sempre Fabio Ferri, Dario Baldi e Camilla Bencini in vostra compagnia, ma in nostra compagnia, oltre ai giovani della Fortis Juventus accompagnati da Luciano Zanini, ci sono anche il presidente Zepponi del Grassina e Gabriele Freddianelli, giornalista di Chianti Sport. Ma andiamo subito con Dario a parlare ancora di Serie D. È Sport Chianti. Sport Chianti. volevo parlare di Serie D, volevo parlarne con il presidente Tommaso Zepponi. Grassina è comunque da 3 anni in eccellenza e che comunque ha incontrato diverse squadre che militano in questo campionato. Io volevo chiedergli più che altro chi può essere, diciamo, di quelli che si ricorda aver incontrato il Grassina, qualche avversario che comunque qualche squadra che sta più o meno impressionando secondo lui in questo campionato. Nome ce l'ho già, Oppure qualche giocatore che si ricorda bene. Io vabbè, a parte Sussi che vabbè. Certo. Allora, la squadra penso una delle sorprese più grandi in Serie D è la San Giovannese del nostro ex direttore sportivo, perché penso stia facendo veramente un gran lavoro. E la squadra, diciamo, mi ha impressionato di più e penso che possa fare molto bene anche in Serie D è sicuramente l'Aquila Montevarchi, sia per insomma blasone, la società, e un ambiente insomma storico, no? Ha fatto campionati professionisti per tanti anni e sì, giocatore magari, e Sussi sicuramente è un grandissimo attaccante, e però ecco ce ne stati altri, ora ricordarmeli tutti i giocatori non me li ricordo, ecco diciamo Sussi. Aspetta come un attimo, ti fermo Tommaso, sta squillando un cellulare, a chi squilla il cellulare? Di chi è? Però il cellulare bisogna che lo tieni spento, fra le altre cose, di che lui è un 2008 se non mi sbaglio, c'ha già il cellulare, io per questa cosa sono andato fuori di testa anche prima della trasmissione, fra l'altro adesso chi ha il cellulare smartphone, perché quello di Valentino non mi sembrava uno smartphone, fa una bella diretta Instagram e ricorda che oggi la Fortis è a zona gol, ok? Lo fate adesso, mentre parliamo, torno da Tommaso e mettete il silenziatore, insomma la suoneria muta, Luciano, giusto? Ha perfettamente ragione. Ma te negli spogliatoi gli fai usare il cellulare? Assolutamente no. Li bacchetti un po'? Li bacchetto come te, ne parlavamo prima, è incredibile che i bambini a quell'età abbiano già il cellulare, ma ahimè, questo è il mondo di oggi. Bisogna essere reperibili 24 anche a 9 anni. Andiamo Tommaso, scusami, ma dovevamo... Figurati. No, dicevo appunto, il giocatore forse mi ha colpito di più, che ha transitato dall'eccellenza, è Sussi. E Sussi penso sia veramente... un nome di quelli importanti. Poi 3 gol già nelle prime 8 partite. Insomma, penso farà bene appunto anche in Serie D, sicuramente. Gabriele, per quanto riguarda la Serie D abbiamo visto da una parte il Villabiagio in testa, dall'altra il Ponsacco, però anche con Dario dicevamo... soprattutto nel girone E le distanze sono molto compattate, è un campionato difficile da leggere adesso. Sicuramente, considerando anche, se non sbaglio, proprio domenica prossima ci sarà lo scontro diretto tra Ponsacco e Seravezza, se non sbaglio. Esatto, e quindi sicuramente ancora c'è molto da decidere, molto da scremare anche nella zona alta, e così come sta partendo però qualche ultimo treno, diciamo, nella zona bassa, si sa che poi è quella più rischiosa, rimanere invischiato nelle ultime 2 posizioni è veramente brutto, insomma in questo speriamo anche che lo Scandicci magari riesca a ripartire, a uscire dalla palude. E un'altra partita che sarà importante l'ultimo weekend, riguarda proprio il San Donato, è la sfida con la Rignanese, e anche quello sarà decisivo penso già in questa prima fase, in questo primo quarto di campionato. Ecco, io una cosa, mi collego un attimo a Gabriele, perché la questione che secondo me uno score importante da dire è che il Ponsacco, che per la prossima settimana gioca in casa questo scontro, ha uno score in casa eccezionale, non ha mai perso. Non per gufarla ad alcuni amici che sono di Ponsacco e saluto, però vorrei dire che proprio il Ponsacco in casa non ha mai perso. Giochiamo contro il Ponsacco questa settimana sulla schedina ovviamente, perché insomma Dario, no a parte gli scherzi, comunque è un po' di sana...
Una sana analisi in vista della prossima domenica, ma sì, poi sul Rignanese San Donato ci arriviamo dopo nella nostra... Ok, intanto però ti porto sull'eccellenza, così insomma mi fai vedere come sta andando questo campionato del Grassina e non solo. Prima di parlare di Grassina, non perché c'è il presidente qui, c'è da dire che la Sinalunghese ha stupito, ha vinto e sta continuando la sua corsa ed è in una prima fuga. Sono 16 punti per la squadra senese. Resiste la Janese, mentre dietro si fermano tutte le dirette inseguitrici che sono Porta Romana, Sestese e Fortis. Tra l'altro Sestese e Fortis si fermano a vicenda. Vince il Grassina a Valanga 6-1, ma ne parleremo ampiamente dopo con delle domande. Dietro vince il Signa e, partendo dall'esempio di Signa, voglio far vedere quanto sia strano questo campionato come l'anno scorso, perché il Signa ha perso tante partite in queste prime 6 giornate, però sono bastate la vittoria a Castiglione Fiorentino e la vittoria di domenica contro le Badesse in una scialbissima partita a riportarlo praticamente a metà classifica, quindi pochi punti, classifica corta e basta poco per ritornare subito su dalla zona, dalle zone buie. In fondo nelle zone buie Zanitau e Dax che non riesce a vincere e un Gialli Montemurlo che piano piano si sta dimostrando una squadra non diciamo troppo da eccellenza. Eh sì, insomma numeri difficili da digerire, soprattutto quelli di questo weekend, diceva il presidente Zeppone, però più di 3 non l'avevamo mai presi. Eh no, più di 3 no, però ne hanno presi 6 questa giornata. Eh sì. Beh, merito del tuo Grassina, sicuramente. No, sicuramente noi abbiamo fatto una buonissima partita e poi il primo tempo stavamo già 5-1, il secondo tempo è stato magari un pochino più equilibrato, ecco. Allora, Tommaso, andiamo a vedere questi 6 bellissimi gol del Grassina nel nostro treno gol. Bene. Continua la corsa della Sinalunghese che tra le mura amiche stende la Bucinese per 2-0. Apre al 40esimo il solito Tony Vassera alla sua 3ª rete stagionale, chiude i conti all'80esimo Bomber Lucatti. Per le squadre senese sono 5 le vittorie, mentre il Signa vince contro le Badesse con gol di Marrani, i cugini della Lastrigiana impattano sul pari contro una Zenit Audax che non riesce a vincere. Apre le marcature il solito Di Tommaso con un tapin vincente, pareggia i conti sul rigore Nardoni qualche minuto più tardi. Sul finire di frazione l'ex Prato Silva Reis porta in vantaggio i pratesi incornando un cross di Magelli, pareggia invece siglando il 2-2 finale sempre Di Tommaso sul calcio di rigore. È pari invece al Bozzi di Porta Romana, dove la squadra di casa ferma la propria corsa dopo 4 vittorie consecutive contro la Barlalcio Bruni. Un pari senza troppe emozioni. A Borgo San Lorenzo invece le emozioni ci sono e come, perché mentre la Janese spugna l'Antella per 0-2, Fortis e Sestese si ostacolano a vicenda. Apre le marcature con la sua 3ª rete stagionale Vezzi. Vettori, ben servito, da 2 passi colpisce il pallone e porta i suoi sul 2-0. La Fortis non ci sta e a corsa le distanze all'87esimo con Elia Serotti. In piena zona Cesarini, Donattini fa la magia, entra in area e va giù. Il signor Gandino comanda un penalty per la squadra di Borgo San Lorenzo. Dal dischetto va Guidotti che batte strambi e pareggia. A Grassina gli uomini di Castorina vanno a valanga sul Jolly Montemurlo. Al 16esimo i pratesi si portano in vantaggio con Barozzi di testa. Appena 4 minuti più tardi si accende Turbo Bellini, che in appena 4 giri di lancette ribalta il risultato mettendo a segno una splendida tripletta. Il giovane rossoverde è in uno stato di forma eccezionale. La dimostrazione sono i 6 gol messi a segno in 6 giornate. Sul 3-1 poi Berti allunga al 33esimo, lo segue Cragno al 37esimo, chiude i conti Bruni al 79esimo. Il Grassina con questo 6-1 si porta ad 11 lunghezze in campionato. Per gli uomini di Castorina 3 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta. Intanto il nostro ospite, il presidente Tommaso Zepponi, può godersi questa vittoria e i suoi giocatori, soprattutto Bellini. Ed eccoci tornati in studio. Io, Camilla, andrei anche a parlare un po' con i nostri giovani amici della Fortis Juventus. Anche perché, Fabio, non so se lo sai, ma qui in studio abbiamo il cugino di Serotti, vero? Eccolo là, eccola, guarda, subito. È ormai il protagonista della trasmissione, Leonardo. Dici tutto, Leonardo. L'hai visto il gol del tuo cugino? Ti è piaciuto? Sì, l'ho visto. Sono contento per il mio cugino e... Senti, è un pilastro però il tuo cugino della Fortis. Ti piacerebbe un giorno giocare in prima squadra? Mi piacerebbe, sì. Ma che, pensi, come ruolo, dove ti collochi? Attaccante. Quindi potresti giocare Serotti centrocampista e te lì davanti. Va benissimo. Va bene? Allora, guarda, prendi la telecamera di Stefano, guardi lì e gli dici, mi raccomando, Lia, passaggi in area di rigore solamente.
A parte gli scherzi, detto questo, ragazzi, la eccellenza e campionato, no, che fa la vostra squadra con la sua prima squadra. Per quanto riguarda invece voi, siete dal 2008, Luciano, mi dicevi, fino al 2005. I bambini presenti sono dal 2008 fino al 2005. Fino al 2005, diamo anche il microfono a Luciano Zanini, responsabile della scuola calcio della Fortis. Quello che state facendo è un lavoro importante, perché insomma state provando un po' anche a rifar partire la Fortis, ormai da qualche anno, per la verità, sì, che state cercando di mettervi alle spalle un periodo non semplicissimo di gestione del calcio giovanile. No, assolutamente, come hai detto giustamente te, il nostro obiettivo è proprio questo, il lavoro che stiamo portando avanti è proprio quello di far crescere questi giovani che scelgono di fare attività calcistica con noi, per fare in modo, per vedere un giorno ai vostri tre schermi questi bambini cresciuti con noi e che finalmente coronano il sogno, come diceva appunto Leonardo, un giorno di giocare insieme a Lia Serotti e insieme agli altri bravi calciatori che ci sono quest'anno in prima squadra alla Fortis. Tra l'altro mando anch'io il mio personale saluto ad Elia, gli faccio i complimenti per questo gol. Elia è stato un mio collaboratore negli anni addietro, durante l'esperienza che abbiamo avuto insieme di allenatore degli allievi della Fortis Juventus, quindi sono molto molto contento che sia protagonista anche quest'anno in un campionato, mi sembra, bello come quello dell'eccellenza quest'anno. Sbaglio anche Guidotti, che sta segnando tantissimo, ha fatto tutto il percorso nella Fortis e è qualcosa anche da allenatore? Sì, credo di sì, probabilmente prima che arrivassi io, però sicuramente è così. Perfetto, allora abbiamo parlato un po' di Fortis, Juventus, della sua scuola calcio, ci torniamo poi con Luciano, ma ovviamente restiamo anche in eccellenza per parlare un po' del Grassina, no Dario? Sì, restiamo in eccellenza per parlare di Grassina. Io, si dice, tra moglie e marito non metterei il dito, io tra la moglie, che non so se è il presidente o l'allenatore, e il marito, non so se è il presidente o l'allenatore, ce lo metto il dito, quindi voglio chiedere al presidente Zepponi come si è arrivati, al mio amico Roberto Castorina, che saluto con grande affetto, come si è arrivati a questa scelta, se questa scelta sta soddisfacendo la presidenza, sta soddisfacendo Grassina e se soprattutto, diciamo, i risultati stanno arrivando e, diciamo, se è soddisfatto di Roberto Castorina alla guida del suo Grassina. Allora, con Roberto Castorina, insomma, lo conosco da diversi anni e c'è una stima, spero reciproca, e da diverso tempo. Quest'anno, come tutti sanno, il Grassina aveva deciso di continuare con mister Rocchini, che però ha avuto l'occasione, diciamo, della vita, no? E a quel punto gli allenatori rimasti in pista non erano più di tanti. Ho avuto la fortuna, perché per me è una fortuna, che un allenatore come Castorina in quel momento fosse libero. E non ci ho pensato un attimo, abbiamo trovato l'accordo in pochissimo tempo. Sono molto contento, siamo molto contenti del lavoro che sta facendo. Quindi niente, massima fiducia nel mister e avanti così. Proprio un attimo mi ricollego e poi non rubo altro spazio agli ospiti. C'è una vicenda mia personale e privata che racchiude questo episodio di Castorina, che è libero da tutte le altre squadre, che è al giorno dell'addio al calcio di Jacopo Balestri a Signa. Faccio: mister, ma come sta andando? Ha trovato qualche squadra? E praticamente il mister mi fa: no, sai nulla. Due giorni dopo, esatti, Castorina al Grassina. Quindi, ovviamente in tempo di mercato non ci si può fidare di nessuno, neanche di Castorina. No, ma apprezzo Roberto anche per questa sua qualità, diciamo, non è un chiacchierone come ci sono purtroppo tanti nel nostro mondo. Roberto è molto riservato, parla una con persona un molto, molto pacata, però quando c'è da farsi sentire si fa sentire. Però l'ultima curiosità è che Roberto, una cosa è che io l'ho visto fare solo a lui, prima di ogni partita lui cerca sempre il mister della squadra avversaria per stringergli la mano. Molto british in questo. Molto british. Sì, ma lui parla piano perché almeno gli altri non urlano, per sentirlo sono costretti a stare in silenzio. Gabriele, ti chiedo se hai visto un po' il Grassina quest'anno, come lo hai visto, anche perché so già che insomma in qualche occasione ti sei ritrovato a apprezzare la squadra di Zepponi. Ti chiedo però anche del campionato d'eccellenza, ti dico, io ho dei grossi dubbi che l'Aglianese possa tener fede al suo progetto per questa stagione.
Beh, andiamo intanto andiamo in ordine intanto sul Grassina, ha avuto modo di vedere due o tre volte, soprattutto in Coppa, nei due derby che tra l'altro sono stati bellissimi proprio per cornice di pubblico con l'Antella. L'ho visto in Coppa con il Valdarno e poi non ricordo più se l'ho visto altre volte, ma è sicuramente una squadra giovane ma in continua crescita, considerando anche che fin qui ha avuto, e su questo Tommaso penso possa essere d'accordo con me, anche non pochi problemi di infortuni, di assenze anche importanti. Quindi ecco, essere in una posizione così importante ora e con ancora l'obiettivo della Coppa in corso eccetera, vuol dire che stanno, i rossoverdi stanno veramente facendo molto bene e quindi sicuramente una squadra molto interessante, con un gioiello, se ne parlava prima della trasmissione, proprio che è Bellini, è un giocatore che sta veramente, forse il giocatore, il giovane più sotto i riflettori di tutta l'eccellenza. Chissà quanti presidenti già lo vorrebbero. Esatto, sono sicuro che ci sia già il telefono che comincia a essere rovente in questo. Poi ride, però sì. Non smentisce, non quindi smentisce. Forse è vero. No, rido, è stato un investimento importante per noi e il ragazzo sta facendo bene, è un ragazzo con tantissime qualità e soprattutto ha la qualità di avere la testa per giocare a calcio, non è un ragazzo esaltato, è un ragazzo con i piedi per terra, ha fame e ha tantissime qualità. Speriamo che continui così, perché sì, anche secondo me dalle prime partite è la quota più interessante del campionato. Nelle prime partite. Io mi aspettavo, dicesse, no, ma speriamo. Non è un granché, non è che sia molto. No, è giusto dargli merito perché sta veramente facendo bene. Insistiamo tutti nel tenerlo bellino. Con i piedi piantati. Però lui stesso è un ragazzo molto umile, quindi sono convinto che farà una grande stagione. Gabriele, ti faccio finire di rispondere. Mettiamo anche la classifica del girone B d'eccellenza, perché io te l'ho detto, io ho il dubbio che la Janese, dopo questo avvio positivo ma non così eccezionale, possa aver difficoltà a tenere il piano. È vero che stiamo parlando di un campionato che non ha un vero padrone, probabilmente ancora per diverso tempo non l'avrà, perché comunque non c'è una squadra carro armato, schiaccia sassi come a volte è capitato in questo girone, e quindi per ora c'è la Sinalunghese che sicuramente ha tanti valori, è anche una squadra che ha un impianto ormai consolidato e quindi era più facile che l'approccio potesse essere positivo. Dovremo vedere chiaramente se alla lunga reggerà. L'Aglianese godeva di tanti favori del pronostico e in parte, insomma, al di là di qualche piccolo inciampo, lo sta mantenendo. Si parlava bene per esempio di una formazione come Valdarno e finora è rimasta molto indietro, però potrebbe essersi sbloccata proprio con l'ultimo turno, e quindi insomma sono tante ancora le incognite in un campionato che comunque rimarrà, sono convinto, aperto ancora a lungo, senza una squadra che possa prendere il largo, almeno questa è l'impressione. E è bello, e questa è l'ultima analisi, vedere nei due gironi, perché c'è anche il girone A, quello che non vede magari le squadre del comprensorio in campo, con il San Gimignano in testa, quindi due squadre abbastanza outsider, certo. Diciamo all'inizio della squadre stagione, squadre di categoria magari, di categoria, ma non... e squadre che hanno avuto un bel passato, hanno però ecco, non le squadre copertina, pensando in un altro girone, per esempio c'è il Grosseto, c'è il Poggibonsi, ci sono squadre importanti. Ecco, è bello che ormai a un quarto, un quinto di campionato in testa ci siano queste due formazioni, poi chiaramente la classifica ci smentirà nelle prossime settimane, ma insomma è bello proprio per questa versione un po' vintage, diciamo, del campionato. Dario, una battuta veloce, si parlava di Bellini, la storia di Bellini è una storia molto particolare, perché Bellini non è un giocatore qualsiasi, soprattutto nella piana fiorentina, è soprattutto figlio e nipote di persone molto importanti all'interno della storia della Lastrigiana, quindi viene proprio da lì, viene dal suo vivaio, quindi io l'ho visto l'anno scorso molte volte alla Strassigna, era già un giovane rampa di lancio, vederlo così mi fa molto piacere, perché comunque 6 gol in 6 partite non sono cosa da tutti. Un'altra cosa da dire, domani il Grassina sfida la Sinalunghese nella partita di Coppa, quindi in bocca al lupo agli uomini di mister Castorini e del presidente Zepponi. Allora, mancano 17-15 secondi alla pubblicità, quindi
diciamo, parliamo dopo della Coppa, facciamo anche un rush con il nostro Dario e con Gabriele, che sicuramente ci darà una mano per analizzare promozione, prima categoria e seconda categoria, e poi preparatevi perché torna l'appuntamento sia con i giovani della Fortis, sia col Quizzone, sia con la nostra lettera da consigliare presidente Zepponi. A tra poco. Eccoci tornati in studio, terza e ultima parte di Zona Gol in questo 17 ottobre 2017. Ormai avete capito, in studio ci sono il presidente Zepponi del Grassina, Gabriele Frediianelli, per quanto riguarda il supporto giornalistico, perché davvero abbiamo bisogno adesso di correre e andare a spulciare tutte le categorie, i ragazzi della scuola calcio della Fortis. Dario, dobbiamo correre, come ti ho detto che dobbiamo correre. Promozione. Corriamo, facciamo una ripetuta di corsa. Allora, promozione girone A, che succede? Vince il Vorno e prende la prima fuga, 13 punti per il Vorno, 10 per la Real Cerretese che pareggia. Cade il Calenzano contro il Lampo, mentre il Luco fa un altro punto, quindi 4 punti per il Luco nel pareggio tra Luco e Pietrasanta. Pari invece del Sagginale contro il Faranino di Coda, Vaianese. Pontremolese che è in fondo, 5 punti per la Pontremolese, però ha con sé il bomber della categoria, che è Ceccarelli con 4 reti. Andrei velocemente anche sulla promozione Girone B, breve focus, perché cosa succede? Vince l'Audax Rufina, quindi bianconeri in testa alla classifica, 12 punti, vince contro il Foiano e si conferma proprio in testa alla graduatoria. Vince anche Pontassieve contro lo Spoiano, che proprio settimana scorsa aveva battuto la squadra bianconera. Laterina al batte Chiusi e lo condanna all'ultimo posto. Cade il Cortona sul campo del Firenze Ovest, quindi in fondo Chiusi e Cortona ad un punto. Capocannoniere è... Ceccarelli, no, sbagliato, non è Ceccarelli. Comunque io volevo dire un'altra cosa, mi sono confuso con i miei appunti. No, però volevo dire che cosa c'è da dire? C'è da dire che l'Audax Rufina è sempre più in cima insieme al Pontassieve e all'Arno Castiglioni Laterina. C'è da dire che in fondo il Chiusi, che viene dall'eccellenza, viene da giocare delle partite dove ha lottato con unghie e con i denti, mi ricordo l'anno scorso a Montevarchi, è a un punto, è agli stessi giocatori dell'anno scorso quasi. Quindi non so cosa stia succedendo nella squadra del senese, però si vedrà nel corso del tempo, però ad un punto dopo quattro giornate non è che si stia viaggiando in acque troppo limpide. Sicuramente è verissima questa cosa, poi del Chiusi ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, torneremo a parlarne. Adesso io direi che andiamo a parlare anche di prima categoria con il contributo di Gabriele Sport Chianti, che ci deve raccontare anche di alcune cugine, no? Cugine per scelta, ovviamente il dibattito sullo stadio delle Boschi va avanti da anni, prima Legnaia, poi Campi Bisenzio, poi l'Impruneta. Quindi Galluzzo, le Boschi e Impruneta vincono con i gol rispettivamente di Montucchi e Migliorini, che vanno a inseguire un Novoli che fa paura, un Novoli che ha 12 punti, seguito dall'Incisa ad 11, che però viene praticamente fermata. Che succede? Pareggia la Rontese 1-1 contro l'Africo Faranino di Coda, che fa il primo punto. Quindi io passerei la palla a Gabriele, nel vero senso della palla, altro c'è Camilla. No, vabbè, appunto volevamo un po' chiedere a Gabriele che cosa ne pensi di questa prima categoria, un Novoli che comanda, l'Incisa dietro, insomma. Sì, è un girone sicuramente molto interessante, un Novoli che non dimentichiamo, è una neopromossa, sta facendo bene con una squadra giovanissima, il mio amico Sacconi sta facendo veramente un gran lavoro a Novoli, un po' attardata, anche se solo di un punto rispetto al primo posto è l'Incisa e comunque sembrava potesse magari fare il vuoto. Una delle grandi sorprese è l'Atletico Impruneta, per esempio, esatto. Che fin qui insomma era partita non certo per stare tra le prime della classe, sta facendo veramente molto bene, nell'ultima la vittoria proprio nel derby con la Rondinella, dai sapori anche retro in questo senso. Il Boschi era partito così, ma è ancora imbattuto e è verso le zone alte della classifica. Poi il Dicomano un po' attardato, doveva essere una squadra sicuramente molto molto quotata, quindi ci sono ancora tutti gli ingredienti per vedere una grande prima categoria. Ma tra Impruneta e le Boschi come va la convivenza? Per ora penso molto bene, c'è grande, grande entusiasmo insomma per questa nuova casa delle Boschi che da tempo aspettava, insomma parlava prima appunto Dario delle varie vicissitudini del pellegrinaggio che ha avuto il Boschi nel corso degli anni, finalmente il nuovo manto del Nese di Tavarnuzzi ora è andato a ospitare il centro storico Le Boschi.
squadra, insomma, è sempre difficile senza un campo, Pres? Molto. Per far crescere una società occorrono le strutture, questo è un punto fondamentale. Poi parliamo anche della Coppa, però prima andiamo alla seconda categoria con un rapido excursus per quanto riguarda il girone M. Velocissimi sul girone M di seconda categoria. Cosa succede? Barberino in 3 minuti viene sconfitto, poi che succede? Molinense va a vincere a Firenzuola, il Pelagolo pareggia con il Fanalino di Coda a San Polo, portando infatti a 2 la squadra che ora è ultima insieme al San Trapani di Digita e al Trocedo che si trova al secondo pareggio in 2 partite. Ultima parentesi sul Barberino, e proprio cade all'Onda in 3 minuti netti. 3 minuti e poi niente più. Eh sì, niente più, Barberino un po' in difficoltà, magari poi ne parleremo anche quando verranno a trovarci gli amici dello Spartaco Panti. Barberino, io direi una domanda sulla Coppa è d'obbligo al Presidente, insomma domani vi preparate per questa gara, quanto ci puntate sulla Coppa, quanto credete nella Coppa? Voi giocatori gli hai dato un premio, vincono domani? No, ancora niente premi, okay. Però ci teniamo, la Coppa, se passiamo il turno entriamo in semifinale, e insomma ci permette di essere anche più vicini a quelli che poi dopo saranno a fine campionato i ripescaggi, insomma tutta una questione di punteggi, certo. Anche quindi ci teniamo tanto, stiamo facendo un buonissimo percorso appunto in Coppa, e quindi niente, è una partita sicuramente difficile, andiamo a Sinalunga. Abbiamo 2 risultati su 3, perché ricordo il regolamento, al termine del 90esimo, se il risultato è in parità, andremo a fare i supplementari. Se alla fine dei supplementari rimane il pareggio, passiamo noi perché giochiamo fuori casa. Gabriele, che partita sarà? Ma non sarà una passeggiata, ma insomma, prima perché chiaramente la posta in palio è alta e c'è la semifinale, il biglietto per la semifinale, e la seconda perché la Sinalunghese è attualmente la capolista e quindi anche in ottica campionato saranno dei messaggi importanti per il proseguo del torneo. Perfetto, allora concludiamo poi il discorso sul Grassina, ci sarà uno spazio dedicato proprio nel finale al Presidente Zepponi, adesso però insomma è il momento di parlare anche con Luciano e i suoi ragazzi, no Camilla, per fare un po' luce sul lavoro nella scuola calcio per quanto riguarda la Fortis Juventus. Intanto chiediamo a Luciano su quali squadre sta lavorando, ma soprattutto se si ritiene complessivamente soddisfatto del lavoro che viene svolto nel settore giovanile, soprattutto in Mugello, oltre che all'ambito della Fortis Juventus. Sì Camilla, il focus della nostra scuola calcio va dai bambini più piccolini, che sono quelli nati nel 2012, fino ai più grandicelli. Abbiamo qui 2 esponenti della squadra 2005, Leonardo ed Elia, quindi i numeri dei nostri iscritti all'interno della scuola calcio sono molto alti, e rispondendo alla tua domanda se sono soddisfatto, questo è il terzo anno che il mio team lavora alla gestione della scuola calcio, ti direi assolutamente sì, proprio perché questi numeri degli iscritti da quando siamo entrati noi ormai 3 anni fa sono aumentati in maniera esponenziale. Credo che questi numeri probabilmente nel passato recente la Fortis non li abbia mai avuti, e quindi questo è un buon tornaconto anche del nostro lavoro per quello che è la percezione di quello che stiamo facendo proprio sul territorio mugellano. Certamente. Allora, io voglio sapere però anche questi ragazzi cosa hanno fatto questa settimana, glielo facciamo raccontare un po' i loro risultati, sì. Squadra per squadra, andiamo a raccontare quale risultato avete raccolto in questo weekend. Okay? Allora, cominciamo con Leonardo, calciatore del 2006. Com'è andata Leonardo questo weekend? Allora, noi siamo andati a giocare a Samaora Signa contro la Sorms, e si è vinto 7-1. Insomma, è andata bene. È andata bene. Tu ci ricordavi il ruolo prima dell'inizio della trasmissione? Portiere. Quindi hai avuto poco da fare questa settimana? Eh sì, anche perché gli altri giocatori sono molto bravi e fanno passare poi i palloni. È la fortuna di ogni buon portiere, avere una buona difesa. E con te, compagno di squadra, anche Falù, giusto? Sì. Allora Falù, raccontaci tu invece che ruolo giochi, passiamo anche il microfono al buon Falù, che ruolo giochi, insomma hai aiutato il tuo compagno di squadra a non prendere gol, insomma a tenere la porta più protetta possibile? Soprattutto gli altri
gli altri hanno saputo tenere testa alla squadra avversaria. Senti, tu che ruolo fai? Attaccante. Attaccante. Quindi hai fatto gol? Sì. Quanti ne hai fatti? Uno e basta. Uno e basta. Sei accontentato? Sì. Hai detto va bene, per oggi ne faccio uno. Serviranno tutti più avanti nel campionato. Andiamo avanti, andiamo avanti. Dai, su, veloci ragazzi, che abbiamo poco tempo a disposizione. Valentino. Della squadra, del classe? Del 2008. Sei giovanissimo, quindi molto piccolo, però molto determinato, vero? Sì. Sì, com'è andato questo weekend? È andato, diciamo, bene, perché abbiamo pareggiato 2-2 contro la Doccia. Com'è il Doccia? Com'è la rinascita? Com'è? Una bella squadra? Sì, dai. Andiamo, non lo vedo molto convinto. Andiamo dall'altro Leonardo. Si prepara anche Elia, Elia che finora l'ha scansate tutte le domande. Devi essere bravo nei dribbling, ovviamente. Elia nome ormai da Forti Juventus. Vai Leonardo, raccontaci un po'. No, noi siamo andati a Firenze alla Polisportiva di Novoli. Si è vinto 3-0 e è andata bene, sì. Tu come hai giocato? Io ho giocato abbastanza bene, sì. Luciano, fatto, tutto vero? Ho fatto 2 gol. Due ne hai fatti? 2. Insomma, non male, eh? È che il problema è che erano chiusi sempre in difesa, cioè abbiamo solo la difesa. Quindi hai dovuto inventarti qualcosa, per segnare hai dovuto inventarti necessariamente qualcosa. Come te l'hai fatti i gol? Uno me l'ha messa nel mezzo e io sono andato di sinistro e l'ho presa. L'altro ha tirato di potenza e poi... Non ha potuto niente, certo. Andiamo anche da Elia. Elia, raccontaci qualcosa anche tu. Ma si è giocato abbastanza bene, però cioè, come ha detto Leonardo, erano chiusi tutti in difesa, era difficile fargli gol. Luciano, sono belle, cioè sono già calciatori, mi è scappato un belle, lo so. Sì, sì, sono già calciatori, tra l'altro abbiamo qui esponenti della categoria esordiente 2005-2006. Una categoria sulla quale la scuola calcio punta moltissimo, anche perché è l'anticamera di quel settore giovanile che sta tanto a cuore alla nostra società, proprio perché vogliamo far bene in tutti e tre i momenti della vita del calciatore, no? Da quando è piccolino finché diventa adolescente del settore giovanile, per poi aprirgli magari la strada al più numero possibile di questi ragazzi per poter approdare in scuola calcio, quindi 2005-2006. Ma anche dal 2007 in giù le prospettive sono molto interessanti. E lavorate anche sui valori, perché io domenica sono stato protagonista, o comunque spettatore per la verità, non protagonista, ma spettatore di una partita dei giovanissimi tra la Fortis e il Campi Bisenzio, la Lanciotto. Una partita in cui insomma i genitori di soprattutto della Lanciotto, ma in generale insomma non hanno creato un bel clima, no? Quindi lavorate anche su questo, ovviamente. Ma guarda Fabio, sono contento che parli di questo argomento perché ci sta particolarmente a cuore. Già dallo scorso anno come responsabile del settore giovanile più volte ho affrontato con i dirigenti e con i genitori questo aspetto, ma ti dirò di più. Io credo sia un dovere di tutti noi che viviamo il mondo dello sport, soprattutto quello giovanile, di trasmettere i valori nei quali crediamo, che sono quelli soprattutto dell'amicizia, del gioco corretto, non solo ai bambini, ma anche alle famiglie dei bambini stessi. Noi facciamo un lavoro durante l'anno di riunioni con un numero altissimo di riunioni durante l'anno con i dirigenti e non solo con le famiglie dei nostri ragazzi, proprio per trasmettere anche loro quello che sono i valori di amicizia di cui si parlava prima, anche perché non dimentichiamo che noi prima di tutto, ma anche i genitori che vengono ad assistere alle partite dei loro bambini, sono prima di tutto degli esempi per dei giovani che poi diventeranno adulti e speriamo che prendano il meglio di quello che hanno visto da noi. Luciano, tu sei molto politically correct, io invece lo sono molto meno, anche perché non ho un ruolo importante come il tuo nella crescita dei giovani. Dico, se la domenica mattina alle 11 avete voglia di stare a letto, state a casa che sicuramente fate più bella figura. Detto questo, andiamo avanti, il quizzone! È arrivato il momento del quizzone! Dai, velocissimi perché siamo in ritardo. Dai. Allora, ai nostri ospiti, dietro le sedie, avete sono consegnati i vostri pulsantini. Le nostre pulsantiere tecnologiche.
allergiche. Sapete ormai come funziona, le pulsanti aeree serviranno per l'ultima domanda in caso di parità, quindi iniziamo subito come con le domande. Come funziona velocemente? Bisogna allora, premere. Abbiamo una domanda in cui si può premere per prenotarsi, le altre invece sono dirette a uno di voi, quindi potete rispondere solo voi. Okay. Allora, vai, la prima domanda per Tommaso Zepponi. Il nome della testata giornalistica per cui lavora Gabriele? Sport Chianti. Questo era facile. L'ha beccato, meno male non ha ascoltato me, perché se non lo facevo sbagliare con Chianti Sport. Vai. Invece a Gabriele chiediamo quanti punti ha adesso il Grassino. Ora, non sono bravo in matematica, quindi sono in difficoltà su questo. 11? Sì. Bravissimo, Gabriele. Bravo, Gabriele. 1-1, attenzione, è tiratissimo. Questo mi sembra il più tirato dell'anno. Adesso arriva una domanda un po' difficile. Vai, Camilla. Allora, per Tommaso, qual è lo sport di cui è appassionato Gabriele? E oltre praticante. Oioi. Uno sport che ha dato grandi soddisfazioni alla nostra nazionale, in generale, sia nel femminile sia nel maschile. Lo scherma. Dico bene, davvero? Lo scherma. Bravissimo. Però è stato aiutato. Tanto. No, però invece qualcosa mi ricordavo di Gabriele che praticava uno sport strano, come lo chiamo io. Ma non per nulla, perché sono malato di calcio. Vabbè, non commento. Perché nella scherma c'è classe. Non commento perché mi deve riaccompagnare poi. Sono con lui. Andiamo avanti. Ultima domanda per Gabriele, a cui chiediamo il nome dell'azienda di Zepponi. Questo è facile. ZT. Esatto. E quindi allora, è arrivato il momento. Pulsantiere. Pronti? Mi raccomando, io faccio il notaio, tu con la domanda. È una domanda difficile. Benissimo. Ci aiuterà Dario, vero? Allora, vai Dario. Vado io perché è una domanda un pochino più, diciamo, calcistica. Voglio farla un po' romantica la cosa. Sì. Siamo a Berlino, Olympia Stadion. 1993, Marsiglia-Milan, finale della Coppa Campioni, ai tempi Coppa Campioni, c'era un francese che giocava nel Milan, entrò al 55esimo minuto, chi era? E qui dovete suonare. Papin. Bravissimo, no. Predianelli, incredibile, e va a vincere sul filo di lana. E cosa si vince? Hai vinto nulla, il diritto solo di difendere la tua posizione di vincitore nel grande quiz che faremo con tutti i vincitori. Però, scusate, sulla classifica. Predianelli è primo in classifica perché è l'unico a 3 punti totali. Sei l'unico 3 a su 3. Tutte. Cioè, Maluscio e Valtuto Sezzatini. Ho brividi. Bravissimo, tra l'altro Papin, pallone d'oro, ricordiamolo, quindi non proprio un giocatore così buttato. Non qualunque, Non qualunque. Sarebbe comodo, grazie, una domani. Sicuramente. No, è vero, ormai è andato anche Papin. Siamo in chiusura, dunque è arrivato il momento, dopo il quiz, ancora bravo al nostro Gabriele che ha vinto, siamo al momento del top goal, che ci andiamo a vedere insieme. Ragazzi, io ho scelto questo, ditemi se vi piace, secondo me è il gol più bello della settimana, il top goal è quello realizzato da Christian Checchi contro la Correggese, questo è il primo gol, accompagna bene con un bel controllo, sa taglia fuori due difensori. Sono d'accordo sulla tua scelta. L'hai fatto un po' così, Leonardo, il gol? Con un tiro di potenza così? No. No, però è un bel gol. Sì, il portiere era qua, io ho tirato un pochino dall'esterno. Vabbè, ok, insomma, ha tirato dall'esterno, un po' diversa come dinamica. Comunque ti è piaciuto il gol di Christian Checchi. C'è il top 11, Dario. Top 11 scelto da noi, dalla nostra redazione. Quindi da me. Quindi, eccolo. Fiaschi del Tutto Cuoio, Giovannelli del Vareggio, Guidi del Viareggio, Manganelli del San Donato Tavernelle, a centrocampo Renai dell'Audax Rufina, Casciagli del San Donato, Liotti del Luca, autore del gol, Vettori della Sestese, autore del secondo gol, Bellini del Grassina, Turbo Bellini, Rodriguez del Sevarezza e Elia Guidotti della Fortis Juventus. Non smette più di segnare, fra l'altro volevi fare i saluti a Fiaschi del Tutto Cuoio. Volevo fare un saluto sia a Alessio Fiaschi, che non solo è portiere del Tutto Cuoio da poco, ma è anche portiere della nazionale brasiliana di beach soccer, quindi un saluto anche a Alessio Fiaschi, ne è arrivato in terra pisana. Lo sapevi questa? No, questa è veramente una chicca. Portiere della nazionale beach soccer di Brasile. Incredibile. Una cosa incredibile. Camilla,
55 secondi alla fine della trasmissione, è il momento per Tommaso Zepponi di scrivere all'interno della lettera cosa? Di scrivere quale sarà il piazzamento del tuo Grassina. Poi vedremo a fine stagione. Bene. Se... Grazie. Prego. Allora, ora ce lo scrivi, sigilliamo la busta, semmai scrivi anche il piazzamento in coppa, domani giocate, così insomma rendi tutto più succulento. Siamo davvero in chiusura, Dario, mi suggerisci che? La schedina. Dobbiamo vedere la schedina, giusto, giusto, giusto. Ci impegniamo tanto in questi risultati. Allora, la schedina settimana scorsa ne abbiamo presa una su tre. Che l'ho presa solo, io, è vero, molto esperto di tavola. L'avevi scelto te, fra l'altro abbiamo smentito coach Donnini del Campi Bisenzio. Andiamo a vedere la schedina di questa settimana. Con Pontedera Pistoiese, Gabriele, qui aiutaci tu, eh? Noi ci siamo giocati l'X. Bene, sono d'accordo. Sei d'accordo? Ci può stare. Fra l'altro è Indiani contro il passato, no? Perché esatto, Indiani esatto, contro uno degli spunti è proprio questo, e ci può stare un X. Rignanese San Donato, invece vado da Tommaso Zepponi. X. Ok, per lui è un X, per noi un X. Ci teniamo l'uno, Gabriele? Forse più X. Ok, noi abbiamo tipo la rispagnotta, scusate. Va bene, lo sappiamo. Te fai una schedina per Pagnotta. Grevigiana Atletico in Pruneta, anche qua voglio il parere di Gabriele Fredinelli. Due squadre che ho visto anche abbastanza spesso in questa stagione. Mi viene da dire X anche in questo caso, ma sarebbe un po' ripetitivo. Lascio il vostro 2. Perfetto, allora grazie mille a Gabriele per essere grazie stato con noi. Ricordaci ancora come seguire certo. Appunto le tue avventure giornalistiche. Le storie di sport che raccontiamo su sportchianti.it tutti i giorni, aggiornato su tutti gli sport nel Chianti Fiorentino. Con Tommaso Zepponi invece ci ritroviamo nel corso dell'anno, intanto... Sicuramente l'ho sigillata. Busta sigillata, dalla qua che la restituisco a Camilla. La mettiamo non agli sbircio, atti. Non sbircio, però. No, non diciamo niente per domani, perché insomma non si può. Grazie mille a Dario Baldi. Grazie a tutti voi e una buona serata. Un grazie anche a Luciano Zanini e a tutti i ragazzi della Fortis Juventus. Ragazzi, l'avete fatto la diretta Instagram? No. Allora dopo sicuramente cartellino giallo per qualcuno di voi. Luciano, grazie di essere Fabio. Stato con noi. Buonasera a tutti. E ovviamente un grazie mille anche a Camilla Bencini, che è sempre qua con noi, ci allieta con la sua presenza e anche con le sue domande, sempre più sagaci, sempre più legate al mondo del calcio. Se non ne avete abbastanza con la puntata di oggi, ci rivediamo martedì prossimo, sempre alle 21:20.